di Verona. Noi ci rivolgiamo in particolarmente ai giovani, ma ci rivolgiamo un po' a tutti. Il senso di questa iniziativa è capire che in ognuno di noi c'è la responsabilità di ripartire dall'attuale situazione. Quindi affronteremo e valuteremo le possibilità di ripartire che ognuno ha, ascoltando il parere di persone particolarmente autorevoli e particolarmente esperte nel loro campo. Un aspetto che tendo immediatamente a sottolineare è che ci teniamo quindi particolarmente alla partecipazione diretta dei ragazzi, degli studenti, di tutti coloro che ci ascoltano in questo momento. Quindi daremo volentieri spazio alle domande e appunto sollecitiamo in particolar modo negli studenti che non devono considerare questo incontro come una lezione, ma come un'occasione per partecipare e per chiedere. Siccome non abbiamo molto tempo da perdere e vogliamo dare il significato proprio della sveglia, do immediatamente la parola al professor Diego Begali, prorettore dell'Università di Verona. Grazie. Grazie. Io innanzitutto saluto cordialmente a nome del magnifico rettore tutti gli intervenuti all'evento odierno e ovviamente un saluto particolare va al nostro ospite speciale, il dottor Dario Scannapieco, che appunto si è reso disponibile ad essere intervistato e a dare il suo contributo odierno. Desidero ringraziare il collega Sergio Noto, perché poi come noto le iniziative viaggiano sempre sulle gambe delle persone, quindi che si è fatto promotore di questa importante, interessante iniziativa, e con lui ovviamente il direttore del Dipartimento di Scienze Economiche che ha reso possibile per l'Ateneo questa iniziativa. Come diceva il collega Noto, è una serie di eventi estremamente importanti per l'Ateneo, in quanto rappresentano un po' anche un percorso formativo non tradizionale per i nostri studenti, ma nello stesso tempo è un evento aperto alla cittadinanza, al mondo delle imprese, e so per certo che una certa ampia partecipazione anche da questo ambito l'abbiamo. La serie di eventi guarda ovviamente al futuro, no? Quindi il tema non è più quello di guardarci indietro, no? e leccarci un po' le ferite per la situazione antecedente su una situazione economica non brillante che era già quella del 2019. Si sono innestati i problemi della pandemia che hanno, diciamo, aggravato da un certo punto di vista e accelerato dall'altro la necessità di un cambio di marcia, di un cambio di velocità per il paese, che coinvolge ovviamente svariati aspetti che vanno dalle problematiche infrastrutturali a quello dell'innovazione, ma qui magari più che del tema delle innovazioni materiali, sui quali magari il paese ha già fatto seri investimenti, c'è il tema delle competenze, della disoccupazione che inevitabilmente verrà avanti fra qualche mese, e non da ultimo tutti gli aspetti che sono un po' collegati agli svantaggi competitivi del sistema paese, che riguardano il livello di istruzione, ma anche
tutta una serie di altri aspetti che coinvolgono infrastrutture sociali, disuguaglianze e quant'altro. Direi che un po' tutti questi temi saranno toccati in questa, no, in questa serie di eventi che il collega Noto ha gentilmente organizzato, e sono certo che già da oggi, con abbiamo un ospite illustre, già da oggi si riscalderanno bene i motori, e vi invito quindi ad essere molto interattivi, perché poi queste sono occasioni nelle quali, soprattutto se si riesce ad interagire con gli illustri ospiti che abbiamo, si dà luogo anche a un percorso di crescita individuale, sia dei nostri studenti che della cittadinanza e degli imprenditori che partecipano, che appunto poi alla fine è l'obiettivo più importante che abbiamo come Ateneo. Ecco, quindi io con questo vi ringrazio per essere qui, ringrazio Sergio Noto per l'iniziativa, e gli ridò la parola perché inizi con la sua intervista. Grazie. Grazie Diego. Allora voglio essere subito brevissimo, e faremo un colloquio con il dottor Scannapieco. La prima cosa che gli chiederei è: purtroppo negli ultimi anni c'è stata anche una certa polemica, e in Italia una certa visione, diciamo, distorta a mio modo di vedere, delle istituzioni europee. Brevemente, io vorrei chiedere al dottor Scannapieco di accennare ai ragazzi in realtà che cos'è la BEI, perché la BEI è vicina in particolar modo all'Italia, ma in particolar modo ai giovani, ecco, e quali sono le attività, i ruoli, le funzioni, le disponibilità, qual è l'impatto della BEI nella vita dei ragazzi e soprattutto per il futuro. Grazie anche per l'invito a questa bella iniziativa. E speriamo che oltre a Wake Up Italia ci sia anche un Wake Up Italians, perché abbiamo bisogno anche che tutti quanti collaborino in questa fase di rilancio. La BEI è una istituzione europea creata con il Trattato di Roma. Gli azionisti sono i 27 membri dell'Unione Europea. L'Italia è uno dei tre più grandi azionisti in questo momento, insieme a Germania e Francia. E la BEI si occupa di sostenere progetti che sono nell'interesse dell'Unione Europea e della Costituzione del Mercato Unico, con un'ottica di sussidiarietà, ovvero cerchiamo di fare quello che il mercato non fa. Andiamo a coprire fallimenti di mercato, cercando di intervenire con un concetto di addizionalità. Storicamente l'Italia è il maggior beneficiario dei fondi BEI, negli ultimi anni con una fortissima accelerazione, ed è una istituzione poderosa, perché ha un bilancio di quasi 650 miliardi di euro, per dare un'indicazione, quasi metà del PIL italiano, insomma, quindi un bilancio importante, la più grande istituzione finanziaria internazionale delle multilaterali, ed è attiva su tanti fronti. L'immediato ci porta a pensare alle infrastrutture, pensiamo al MOSE, all'alta velocità, agli aeroporti, alle strade, alle reti telefoniche, alle reti, diciamo, idriche, eccetera, ma sempre più è anche una banca che sostiene le piccole e medie imprese, la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e anche la formazione. Abbiamo, per esempio, negli ultimi 10 anni firmato finanziamenti per oltre 1 miliardo di euro con tante università italiane, inclusa quella di Verona proprio, che è stata beneficiaria di un prestito della BEI. Quindi è una istituzione di circa 4.000 persone e che è molto molto attiva nel mercato e molto presente nella vita degli italiani. Opera principalmente per l'85% all'interno dell'Unione Europea, ma è anche un player importantissimo nel sostenere lo sviluppo principalmente dei paesi del vicinato dell'Unione Europea, ma anche nei paesi meno sviluppati, una forte presenza in Africa, eccetera. In più controlla il Fondo Europeo per gli Investimenti, che è attivo nel ramo dell'equity, quindi nel venture capital, nel private equity e nel settore delle garanzie che in questo momento sono uno strumento delle quali c'è
di cui c'è molta richiesta. Quindi un forte player, silenzioso, discreto, ma fortemente presente nella vita quotidiana di tutti. Grazie. Veniamo ai problemi attuali. Qual è il ruolo della BEI all'interno del famoso recovery plan di cui tutti parlano e che per il momento ancora diciamo è sulla carta? Ma guardi, la BEI sta definendo un possibile modo per cercare di rendere complementare la sua potenza finanziaria alle risorse del recovery plan. Siamo, è una cosa peraltro che discuteremo proprio a fine, a margine di questa riunione nel comitato di direzione della banca, un approccio con i vari stati membri per cercare di fare in modo che le risorse pubbliche possano essere utilizzate in combinazione con quella della BEI e possibilmente cercando di attrarre anche risorse private al fine di mobilitare degli investimenti. E quindi quello che stiamo cercando di fare è di complementare l'attività della banca con quella degli stati membri. Bene, una domanda, veniamo subito a quelli che possono essere i problemi un po' strutturali. I giovani sono interessati principalmente a due aspetti, magari incominciamo se vuole dal primo. Uno riguarda la formazione e l'altro ovviamente riguarda i temi dell'occupazione e del lavoro. A suo modo di vedere, quali sono le maggiori carenze strutturali sulle quali la BEI potrebbe intervenire in relazione all'università e alla formazione, diciamo all'alta formazione? Guardi, noi siamo molto presenti nel settore della formazione e oggi dobbiamo ragionare, secondo me, considerando un unicum dall'entrata a scuola all'ingresso nel mercato del lavoro che può essere poi declinato in diversi modi. La BEI è stato uno dei più grandi finanziatori del piano scuola con circa 2,5 miliardi di euro, perché anche avere dei luoghi tecnologicamente sviluppati e sicuri in linea, diciamo, con le migliori caratteristiche è qualche cosa che favorisce allo studio. Nell'ambito dell'università abbiamo finanziato quasi un grandissimo numero di università italiane, penso a circa 150 milioni dati all'Università di Roma, 130 a Bologna e così via, la Bocconi, il nuovo campus universitario. L'intervento fatto con voi, ma poi quello che stiamo cercando di fare è finanziare anche la ricerca. L'Italia ha una qualità della ricerca universitaria che secondo l'OCSE è al settimo posto a livello mondiale, ma non riesce a tradurre questa ricerca in innovazione ed in impresa. Siamo, mi sembra, intorno al 50°-55° posto da questo punto di vista. Allora, vede, con una logica di colmare dei fallimenti del mercato, per esempio, anni fa abbiamo lanciato un programma nel 2016 insieme a Cassa Depositi e Prestiti che si chiama ITATech. Abbiamo lavorato con l'Università di Padova, Sant'Anna di Pisa, Bologna, Torino, con quella di Milano, con l'Istituto Italiano di Tecnologia, proprio per cercare di creare dei fondi di technology transfer che investissero nella ricerca e lo trasformassero in innovazione ed in impresa. E peraltro la settimana scorsa il Consiglio di Amministrazione del FEI ha approvato un ITATech 2, quindi una nuova iniziativa proprio per colmare questo market gap. Quindi stiamo cercando di colmare questi fallimenti di mercato e anche di creare quegli strumenti finanziari che possano servire ai giovani a lanciare le loro imprese. Quindi, ripeto, oltre questo, un'attività a sostegno di grandi imprese, di piccole e medie imprese, proprio per cercare di dare un contributo all'effetto drammatico che la crisi ha avuto sulla disoccupazione, quindi un contributo al migliorare l'occupazione. Grazie. Adesso verrei a una nota dolente, almeno a mio modo di vedere. Giustamente credo lei ha adombrato il concetto che una delle urgenze del nostro paese è quella di avere più mercato, perlomeno di avere un mercato molto più efficiente. Uno dei punti in cui il mercato è particolarmente inefficiente in Italia riguarda la questione del merito. Il merito significa la possibilità di concorrere a condizioni egualitarie pari per tutti gli studenti. Il 75% degli studenti italiani laureati, come lei sa,
preferisce avere una buona lettera di raccomandazione a non una laurea in una diciamo università di alto livello. Ecco, cosa fare per aumentare la possibilità di riconoscere il merito all'interno del mercato del lavoro e della selezione del mercato del lavoro in Italia? Ma sulla sua domanda voglio affrontarla da due punti di vista. Il primo è che abbiamo veramente un problema di qualità. Guardi, alla fine le istituzioni, il successo di un'impresa è sempre legato alle persone. Io nella BEI ho trovato come elemento principale e più caratterizzante una grande qualità del capitale umano. Il capitale umano è quello che fa la differenza. Tant'è che oggi, se lei mi chiedesse qual è il problema che l'Italia ha a accelerare sulla ripartenza, ed è un problema noto anche al governo, è quello di un rafforzamento della pubblica amministrazione, che è stata, diciamo, devastata negli ultimi anni a causa dei mancati ingressi di nuove persone nella pubblica amministrazione, in un mondo che è diventato più complicato, in cui quindi le competenze sono maggiori. Allora veniamo al lato dell'offerta di capitale umano. In Italia soltanto il 18% della popolazione attiva ha una laurea, contro il 37% della media OCSE. La percentuale di giovani che lasciano il sistema formativo al sud è pari al 18,5% rispetto all'11,1% del centro-nord e al 10,6% medio dell'Europa. Quindi abbiamo un problema forte di crescita del capitale umano, di qualificazione, e su questo bisogna lavorare. Ci sono tanti strumenti. Ora cito un'iniziativa anche qui per raccontare cosa fa la BEI, che abbiamo fatto con il Ministero dell'Università e della Ricerca. 100 milioni di risorse del Fondo Sociale Europeo dato agli studenti, praticamente con un taglio massimo di 50.000 euro, senza garanzie, con un grace period, ovvero con un preammortamento di 30 mesi, quindi a tasso zero, per gli studenti universitari che frequenteranno programmi universitari e master in Italia e in un altro paese, in una delle 12 aree di specializzazione incluse nella strategia nazionale di specializzazione intelligente. Quindi, vede, bisogna creare anche gli incentivi e dare le risorse a chi non ce le ha. Venendo al lato del merito, io ritengo che una cosa molto importante siano sempre i criteri di selezione. Più si oggettivizzano, ma guardi che poi lo stesso ragionamento si può fare sulla scelta degli investimenti da fare. Se uno pensa a capitale umano e capitale fisica, le logiche non sono differenti. E avere criteri oggettivi per la selezione è sempre la cosa più equilibrata, quindi processi chiari e per valorizzare il merito, e se posso permettermi, valorizzare il merito ed eliminare in Italia una piaga che c'è ancora, che è una discriminazione di genere che penalizza molto. Basti pensare che il 70% dei posti di lavoro perso a causa della crisi ha riguardato donne. Quindi merito anche come chiave per superare i temi di gender. Grazie. Un altro aspetto che certamente è legato al merito riguarda le retribuzioni, un altro dei punti dolenti, perlomeno certamente per l'economia veneta e dell'Italia del Nord, non è tanto l'elevato livello della disoccupazione, ma il basso livello delle retribuzioni per i giovani che entrano nel mercato, ma anche per le prospettive. Ecco, che cosa fare secondo lei per offrire prospettive di retribuzioni più adeguate a livello europeo? Stiamo vedendo che in Italia molti bravi ricercatori e molti soggetti lasciano proprio perché ottengono offerte migliori altrove. Se posso dire una cosa, credo che in Italia vada eliminata una demagogia dannosa e veramente sciocca. Penso ai tetti salariali che sono imposti per esempio a personale della pubblica amministrazione che deve fare lavori di una grande delicatezza. Penso al concetto che appunto i giovani debbano essere pagati poco. Non ci si stupisce che un calciatore venga pagato miliardi di euro, ma che un bravo ricercatore possa essere pagato qualche migliaio di euro, milioni di euro, diciamo, che un bravo ricercatore possa essere pagato
qualche migliaia di euro in più diventa quasi uno scandalo all'interno di ambienti ristretti. Secondo me la soluzione a questa è l'apertura al mercato e capire che si sta in un mercato in cui si compete anche per l'acquisizione delle migliori risorse intellettuali, senza demagogia e senza falsi approcci moralistici. Ecco, secondo lei è possibile aumentare le retribuzioni anche in assenza, diciamo, di incremento dell'innovazione da parte delle imprese, soprattutto delle imprese medio-piccole? Ma è quel discorso che le fai troppo generale per avere una risposta univoca. Quello che posso dire è che c'è un tema di produttività in Italia, e la letteratura economica ci insegna sempre che retribuzioni e produttività devono andare di pari passo. Sappiamo solo in base ai dati, diciamo, che abbiamo, che i lavoratori italiani lavorano molto più ore, ma che il PIL per ora di prodotto è molto più basso. Il PIL per ora in Italia è solo di 47,9 dollari rispetto ai 62,5 in Olanda o ai 61,5 in Francia. E abbiamo ovviamente un tema poi di crescita del prodotto interno per ora, che è aumentato di pochissimo negli ultimi anni. Quindi abbiamo sicuramente da lavorare per aumentare la produttività italiana, investire di più, aumentare la produttività del fattore capitale, del settore lavoro, e ovviamente la correlazione degli stipendi alla produttività è cosa poi che viene da sé. E come fare per, diciamo, incrementare e stimolare le aziende, soprattutto le medio-piccole, a investire in innovazione e ricerca? Ma guardi, intanto si può lavorare su diverse leve. La prima cosa è che noi dobbiamo considerare che il concetto di piccolo e bello, che si è speso molto spesso per le imprese italiane, va abbandonato, a mio modo di vedere. Piccolo è un limite oggi, ed è un limite che danneggia perché poi non si ha la forza per sostenere gli investimenti. Le faccio un esempio, molto, molto semplice. Noi in Italia avremo negli anni futuri un problema idrico evidente, la risorsa idrica andrà gestita molto oculatamente. Abbiamo un panorama, come mi sembra, tra i 300 e i 400 operatori nel settore idrico, alcuni locali. Lei capisce bene, quando ci sono operatori di dimensioni così piccola, non hanno la forza finanziaria, non hanno il bilancio per sostenere piani di investimento. Quindi esistono diverse cose da fare. La prima è rafforzare, e quindi misure che incentivino le imprese a rafforzarsi e quindi ad aumentare l'equity. Le piccole imprese italiane sono quelle in Europa che dipendono più dal debito e quindi hanno una struttura di patrimonio molto, molto sbilanciata sul debito e, diciamo, in un mondo fortemente bancocentrico. Si può lavorare sul mercato dei finanziario, arricchendo appunto il panorama degli strumenti che possono essere offerti. Quindi pensiamo al fatto che, per esempio, il venture capital, che serve a fornire capitale di rischio, quello che appunto serve per l'innovazione. Il mercato del venture capital italiano è un decimo di quello francese, un decimo di quello tedesco, e che quindi va rafforzato. Bisogna far crescere i player in questo settore. Ma soprattutto direi anche favorire poi le aggregazioni tra le imprese. Ripeto, oggi gli investimenti che devono essere fatti richiedono capitale, aziende con un capitale forte, richiedono strumenti finanziari che il mercato italiano può offrire, ma sul quale è un po' indietro rispetto ad altri paesi, e richiedono poi le competenze che appunto un'impresa più forte è maggiormente in grado di acquisire, secondo me. Oggi tutti riconoscono che il settore che avrà un maggiore sviluppo sarà quello dell'alta tecnologia. Io però vorrei chiederle quali sono le sue previsioni e eventualmente anche i suoi consigli ai giovani per altri due settori che io ritengo siano strategici per il nostro paese e sui quali credo dovrebbero puntare molti investimenti, cioè il settore dell'ambiente e il settore della cultura. Pensa che i giovani possano investire realmente nel loro futuro puntando su questi settori, cioè sull'ambiente e sulla cultura, o lei pensa che per il momento ancora resteranno
un po' le cenerentole diciamo di un'economia abbastanza insomma arretrata da questo punto di vista? No, non lo penso. Guardi, l'ambiente è al centro del recovery plan. Se lei pensa che il 37% delle risorse del recovery plan dovranno essere destinate alle tematiche ambientali e che l'Europa, e di questo forse dovremmo essere un po' più fieri, come italiani e come europei, e che l'Europa si è posta obiettivi ambiziosissimi che nessun altro blocco geopolitico si è posto in termini di conseguimento di parità, ovvero di zero emissioni entro il 2050. Questo richiederà una quantità di investimenti in efficienza energetica, in rinnovabili, ma in innovazione anche, perché molto dei savings in termini di emissioni verrà appunto da innovazioni. Quindi la tematica ambientale, la grande sfida ambientale genererà una quantità di investimenti in infrastrutture, in smart mobility, in efficienza energetica, in innovazione nel settore dei trasporti, che sicuramente creeranno opportunità e un cambiamento, uno shift proprio importante in quello che sarà l'assetto del mercato del lavoro. Per quello che riguarda la cultura, anche qui a me sembra, dicendo anche guardando la mia esperienza precedente, che si stia passando sempre di più ad una gestione più manageriale della cultura, che come sappiamo è quello di cui l'Italia è ricca ed è una risorsa fondamentale, ma la cultura va gestita, va messa, i beni culturali vanno gestiti e vanno messi a reddito. Anche nel recovery plan c'è una parte che è dedicata a questo aspetto, però ripeto, abbiamo un tesoro che va fatto fruttare a questo punto. E abbiamo visto anche di recente che si sono scelti direttori dei musei che iniziano ad avere un approccio più manageriale, a sfruttare quello che i beni possono rendere, con un approccio magari meno ideologico, più market oriented, ed è qui che poi su questi beni come la cultura va trovato un giusto compromesso, un giusto equilibrio, fruibili a tutti, ma anche in grado di capacitare, di generare quel reddito che consente di mantenere e di valorizzare. Così una domanda brevissima per una sua opinione insomma sintetica. Secondo lei, diciamo, non rallenta questo sviluppo degli investimenti culturali, a mio modo di vedere, la antica sovrapposizione del concetto di cultura con il concetto di turismo? Ma sono due cose che nel caso italiano vanno di pari passo, quindi sono due elementi da mettere in sinergia. È ovvio che nel caso... Come se gli investimenti culturali per forza dovessero avere immediatamente un ritorno solo nelle attività turistiche e non invece in attività eminentemente culturali. No, e ovviamente entrambi gli aspetti sono ugualmente importanti. È ovvio che per un paese come l'Italia, che il cui PIL dipende per una percentuale superiore al 10% dal comparto del turismo, l'aspetto culturale è un elemento fondamentale per mantenere e accrescere questa componente del prodotto interno lordo. Va detto che sul turismo, e mi fa piacere che ci sia un ministro apposta per il turismo, perché ad una fetta così importante di PIL va dedicata l'adeguata attenzione. Sul turismo dobbiamo essere in grado di offrire qualche cosa che finora non abbiamo offerto. Guardi, quando ci sono state le Olimpiadi di Torino, le persone che sono rimaste in Italia, essendo venute per vedere le Olimpiadi di Torino, e sono state una frazione modestissima. Ecco, la gestione invece di un'offerta integrata di turismo a chi arriva in Italia, e di turismo e di cultura ovviamente, secondo me è un qualche cosa su cui bisogna lavorare. Ma ripeto, se uno guarda i dati di quante persone sono rimaste a Torino e quanti sono invece riusciti poi, una volta venuti in Italia, a vedere Milano, Venezia, Firenze, le città d'arte e così via, dimostrano che c'è un market gap, un qualche cosa su cui dobbiamo intervenire. Un'altra domanda, adesso mi sposterei su quella che io considero, ma che mi pare che l'opinione pubblica consideri, la parte sporca dell'economia.
Noi in Italia abbiamo un problema molto serio con la siderurgia, come tutti sanno, e abbiamo un problema non meno serio con l'industria automobilistica che insomma, sta progressivamente abbandonando il nostro paese. Ecco, alcuni di noi ritengono che il futuro del paese non possa prescindere da questi grandi settori industriali. Secondo lei è il caso di continuare a investire in questi settori oppure possiamo serenamente pensare di continuare a appartenere all'elite mondiale dei paesi più sviluppati senza avere una forte industria siderurgica, una forte industria automobilistica? Gli ultimi anni in Europa hanno dato la dimostrazione che una forte industria manifatturiera è essenziale per la forza di un paese. La siderurgia, d'altronde, in tutto il mondo, diciamo, sta andando attraverso una fase di forte revisione in termini green, della siderurgia. Noi abbiamo investito molto in grandi player, penso ad Arvedi, al gruppo Marcegaglia, siamo pronti a fare la nostra parte su Ilva, ma in un'ottica di discontinuità rispetto al passato. Oggi si parla di idroforni, dell'utilizzo dell'idrogeno, e quindi questi settori possono avere un'importanza essenziale nel momento in cui però li si utilizza in una chiave di innovazione e appunto di trasformazione verde. Lo stesso si applica alla trasformazione in atto nel settore della automotive. L'Italia è un grande supplier, diciamo, al di là della produzione primaria, ha una grandissima quantità di supplier di grandi imprese. Noi abbiamo finanziato molti di questi operatori. La ricerca del gruppo Fiat negli ultimi anni, ma anche delle maggiori case automobilistiche europee, è stata finanziata da noi, sempre in una chiave verde, spostarsi sempre di più verso fonti alternative, ma come anche stiamo finanziando per esempio 14.000 colonnine per la ricarica da parte dell'Enel e altri operatori, penso a B-Power e altri, perché è ovvio che queste sono industrie trainanti, perché poi attivano una serie di investimenti, quindi avere una presenza in questi settori è fondamentale proprio perché c'è un impatto a cascata sull'economia e su molti altri settori. E quindi l'Italia, che ha una forte connotazione manifatturiera e industriale, deve continuare, a mio modo di vedere, a rimanere tale. Ecco, prima di passare alle domande dei nostri ragazzi, un'ultima cosa che mi sono tenuto in fondo riguarda il sistema bancario italiano. Il sistema bancario italiano è stato, diciamo, ripetutamente attenzionato, diciamo, dalle autorità centrali europee e ha, insomma, per vicende specifiche e anche per una tendenza generale, insomma, dimostrato delle difficoltà. Ecco, come risolvere queste difficoltà, ma soprattutto quello che io le chiedo, il sistema bancario, non la riforma, la riorganizzazione del sistema bancario italiano non passa attraverso la riorganizzazione del sistema produttivo, del quale tutto sommato il sistema bancario dovrebbe essere emanazione, e quindi diciamo, probabilmente la riorganizzazione del sistema bancario italiano passa attraverso l'interruzione di quel cordone ombelicale con la finanza pura e un maggiore legame invece con l'industria. Il discorso ci porta lontano, farei dei piccoli flash. Il primo, non mi sembra che il sistema finanziario italiano abbia mostrato criticità troppo diverse da quello di altri sistemi finanziari di altri paesi europei. Anzi, direi che noi siamo stati molto bravi a portare allo scoperto le tematiche esistenti, e quindi è stato fatto un lavoro di pulizia dei bilanci negli ultimi anni. Proprio oggi e ieri sono stati portati dati sugli NPLs, su netti che sono scesi a livelli del 2009. Quindi si è fatto un lavoro di pulizia, si è fatto un lavoro di efficienza anche attraverso aggregazioni che stiamo vedendo in questi giorni, che stanno accadendo sotto i nostri occhi. Non è un sistema più, per utilizzare la sua parola, non è un sistema sporco. Abbiamo visto scandali avvenire dappertutto, se pensa al Troika Laundromat nei paesi nordici, a Wirecard, insomma, i sistemi finanziari
dappertutto hanno sofferto in questo momento. Non mi sento di dire che quello italiano sia peggiore per solidità in questo momento e né per comportamenti. C'è una tematica però di fondo che va evidenziata ed è quello che il modello bancario è fortemente cambiato negli ultimi anni e questo ha portato ad essere più importanti operatori come la BEI, come la Cassa Depositi e Prestiti, come quelli che una volta erano i Mediocrediti che sono scomparsi. Oggi abbiamo bisogno di investitori pazienti che entrano in un progetto, finanziano a lunghissime durate e questo per le banche diventa più complicato. Secondo me bisogna un po' ritornare all'antico da questo punto di vista, perché la crisi ci ha insegnato che e ci sono stati dei momenti in cui non c'erano operatori al di là degli investitori, diciamo, tipo la BEI o National Promotional Banks, che erano in grado, per esempio, di prestare a maturity di 10, 15 o 20 anni ad infrastrutture. Allora, un sistema finanziario che si sposta troppo sul breve e lascia il lungo crea un mismatch nelle strutture di finanziamento degli investimenti. Se lei pensa a quello che era il credito, i Mediocrediti di un tempo, pensa che oggi abbiamo bisogno di ritornare a quella finanza paziente, capace di guardare a lungo termine, che non si lascia preoccupare dalla volatilità di breve, ma cerca di affiancare e di sostenere gli investimenti. E devo dire qualche segnale in questa direzione, soprattutto dai gruppi più grandi bancari italiani, lo stiamo iniziando a rivedere. Non la ricerca del profitto di brevissimo, ma un rapporto e un impatto e una presenza anche sul medio-lungo termine. Concludo, il che significa avere le competenze in-house. La nostra banca, che finanzia anche a 40-50 anni, ha un dipartimento di circa 400 tra ingegneri ed economisti che fa un'analisi profondissima di ogni progetto che finanziamo, proprio perché sappiamo che quel progetto sarà nel bilancio per circa 40-50 anni. Grazie. Ora do la parola a chi vuole intervenire. Avete la possibilità di parlare in diretta con la Banca Europea degli Investimenti. Io fossi voi non me la farei sfuggire, quindi do la parola ai primi temerari o non temerari, ma certamente interessati a questioni fondamentali e a risposte autorevoli. Forza, niente timidezze, perché le timidezze significano disastri in questo caso. C'è qualcuno che sta entrando? Sì, buongiorno, ho una domanda io. Prego, mettiamolo in video e di nome e cognome. Sebastiano Villardi. Bravissimo. E a proposito dell'ultima cosa detta, volevo chiedere, siccome effettivamente anche negli ultimi tempi il mercato si sta spostando sempre più, come diceva lei, nel breve periodo anche, visto che ormai si chiude tutto in una giornata di mercato azionario, per esempio, come possiamo vedere da quello americano, ma anche da quello europeo e anche quello italiano. Volevo sapere, cioè, qual è l'incentivo da parte di un fondo investimenti, anche un'istituzione come la vostra, di portare questo investimento più nel lungo periodo, oltre a quello che mi ha già detto? Non capisco, cioè faccio fatica a vedere come un fondo investimenti possa trovare un incentivo maggiore nel lungo periodo piuttosto che nel breve periodo. Ma guardi, il tema è questo: la nostra è una banca che nonostante abbia un profitto di circa 2 miliardi e mezzo ogni anno, che non è poco, è policy oriented. Noi ci teniamo che l'economia cresca. Allora esiste un concetto molto semplice in finanza, che uno deve cercare di collegare il finanziamento alla vita utile del bene. Se lei pensa che una ferrovia può avere una vita utile di 40-50 anni, è ovvio che deve andare su un finanziamento a lungo termine. Ma l'incentivo qual è? È realizzare le cose e poi fare in modo che, per esempio, vista l'attuale struttura del sistema finanziario, nel momento in cui c'è un investitore che finanzia così a lungo termine, e il sistema privato commerciale delle banche finanzia a durate più brevi, c'è una subordinazione implicita nella struttura di finanziamento da parte di chi presta più a lungo. Quindi c'è un effetto di crowding in, di attrazione di altri finanziatori, nel momento in cui vedono che una base a lungo termine di finanziamento è già garantita. Quindi l'incentivo è quello, e poi ovviamente c'è una remunerazione. Noi diciamo non applichiamo, come dicevo prima, un margine di profitto, noi copriamo i costi e applichiamo una,
una copertura del rischio, ma e ovviamente poi più si va sulle lunghe durate, se la curva è dei tassi è quella classica, più si riesce a si guadagna, ma soprattutto si realizzano le cose e si promuove il mercato unico europeo. Questo è il nostro incentivo, è cercare di rafforzare la struttura produttiva dell'Europa e di un paese. Grazie mille. Avanti un altro. Sì, io vorrei fare una domanda. Prego, nome e cognome? Racalbuto Calogero. Bravo. Allora, io vorrei fare riferimento al fatto che negli ultimi anni sono sempre arrivate risorse dall'Europa in Italia, però l'Italia ha il problema di spendere. Vorrei chiedere per quale motivo arrivano queste ingenti masse di investimento, ma non riusciamo a utilizzarle. E penso che questo problema sarà anche con il Recovery Fund. Guardi, la risposta a una parola sola, che è programmazione. C'è una carenza di programmazione in Italia, mentre in questi ultimi due anni noi ci stiamo affannando a spendere le risorse dell'ultimo programma quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, paesi come la Polonia, eccetera, stanno già programmando il prossimo. E quindi stiamo sempre inseguendo. Da che cosa deriva questo? A mio modo, da un elemento molto chiaro. Poca qualità nella pubblica amministrazione, soprattutto locale, perdita di competenze, ridurre il personale, soprattutto se competente, in una pubblica amministrazione non è tagliare i costi, è tagliare gli investimenti. Oggi abbiamo bisogno di personale qualificato nella pubblica amministrazione e vedete, c'è anche bisogno, a mio modo di vedere, ve lo dico perché io quando ho studiato negli Stati Uniti, insomma, e poi quando sono tornato ho fatto una scelta un po' particolare, sono andato a lavorare nel settore pubblico, era inusuale per chi fa un'università americana, tutti andavano nel mondo delle banche d'affari, del venture capital, ma nel pubblico si può essere molto imprenditoriali, perché se si hanno idee si riescono a portare avanti e si può generare un cambiamento. Quindi a voi che siete studenti vi dico, non abbiate paura di considerare il settore pubblico. Certo, di recente è stato un po' denigrato, no? I fannulloni, gli scansafatiche, guardate che nel settore pubblico ci sono professionalità di qualità altissima e gente come voi, se vuole produrre un cambiamento, e noi dobbiamo contare sul cambiamento che produrrete voi, devono pensare alla possibilità di andare nelle amministrazioni e cambiare le regole, cambiare il modo di fare e dare un'accelerazione, perché se non lo fate voi e se non lo facciamo tutti quanti insieme, il paese non lo riusciamo a sollevare come dobbiamo. Ma questo è stato compreso, questo è stato finalmente compreso. Rafforziamo la pubblica amministrazione, abbiamo iniezioni di competenze che si possono realizzare e questo è fondamentale per rilanciare il paese. Grazie, un consiglio preziosissimo. Avanti un altro. O un'altra, anche le signore e i signorini sono... Vogliamo le donne? Chiedo scusa. Prego. Mi chiamo Carlo Carcereri. Noi abbiamo detto prima della difficoltà anche delle piccole e medie imprese ad innovare. No, purtroppo il video non funziona. Vabbè, non ha connessione. Proceda senza. Risulta tutto nero. Prego. Abbiamo detto che c'è un po' una difficoltà delle piccole e medie imprese di innovare. Sembra che in questo momento anche un modello come quello startup californiano, che si basava un po' sull'idea dell'impresa innovativa che riusciva ad affermarsi, sia un po' in difficoltà per la presenza di colossi, per il fatto che i fondi di venture capital magari non abbiano più i rendimenti che si aspettavano, anche gli stessi fondatori puntino soprattutto a far crescere e poi ad andare a lavorare per colossi tipo Google o Facebook. È veramente la fine di un modello di innovazione diffuso oppure c'è spazio per un qualcosa che possa partire anche dal basso e che possa vedere un'affermazione in un libero mercato? Non è assolutamente la fine di un modello, anzi quello che stiamo vedendo è in particolare poi nel mezzogiorno di molte imprese, molte piccole imprese, molti ragazzi che creano la loro impresa. Quello che stavo dicendo prima era differente, che
Non può essere sostenuta un'impresa innovativa con il debito, è molto evidente questo. E abbiamo un tema di patrimonializzazione, perché l'innovazione, come lei sa, a volte riesce, a volte non riesce. La ricerca non sempre porta i frutti. Quindi, per avere la forza e le spalle forti per cercare di sostenere molti progetti di innovazione, c'è bisogno di una struttura finanziaria meno sbilanciata sul debito e più forte dal punto di vista dell'equity. Questo da un lato. Quindi come si fa? Rafforzando le imprese, magari anche con misure di natura fiscale, ma dall'altro tempo aumentando gli strumenti non bancari di finanza. Venture capital, anche venture debt, che è un debito molto subordinato paziente, sono strumenti che dobbiamo rafforzare proprio per sostenere questo modello di innovazione diffusa. Ma ci sono tante imprese piccole, brillanti, di ragazzi come voi, che hanno fatto delle cose straordinarie. Noi ne abbiamo finanziate molti attraverso strumenti finanziari particolari. Prego, avanti, un'altra domanda. Sì, buongiorno. Volevo fare due domande, non so, mi sentite? Sì, certo. Nome e cognome. Giovanni Bottazzi. Allora, ho un paio di domande. La prima riguarda il tema degli investimenti, soprattutto in un paese come il nostro, dove ci sono tante piccole imprese. E pensando ad una situazione ancora più piccola, ovvero quella veneta, vedo che molto spesso siamo pieni di distretti industriali con imprese che si fanno concorrenza tra di loro, ma senza essere quindi magari forti localmente, ma non forti a livello mondiale. Quindi vengono schiacciate da imprese molto più grosse che si presentano nel mercato globale. Quindi come si può fare per sviluppare enti o gruppi di ricerca comuni? E la seconda domanda è in merito alle retribuzioni. E sentivo stamattina che in Spagna si vuole provare con un gruppo di 200 imprese e 6.000 dipendenti di accorciare la settimana lavorativa a 4 giorni, e aumentando sensibilmente la produttività. Almeno questo sarebbe quello che ci si aspetta da questo cambiamento di settimana corta. È fattibile una cosa simile in Italia? Soprattutto è fattibile in un sistema in cui non abbiamo solo queste 200 imprese da 6.000 dipendenti, quindi con una media di 30 dipendenti ciascuna? E o è fattibile anche in imprese più piccole? Come è gestibile? Ecco, tutto qua. Grazie intanto. Grazie per la domanda. Ma sul tema dimensionali, è vero, come dicevamo prima, è uno dei limiti che abbiamo di imprese, piccole e medie imprese, che mediamente sono più piccole delle imprese europee e meno capitalizzate. Esistono strumenti che molto spesso possono portare una serie di imprese a cooperare, penso ai finanziamenti che abbiamo fatto, delle reti di imprese, però molto spesso il sistema è quello che gli economisti chiamano della co-petition tra queste imprese, cooperation and competition, quindi magari rafforzare la ricerca, mettere fasi della ricerca in comune e poi competere sul prodotto finale possono essere delle soluzioni. Sono cose queste che sono avvenute altrove, ma è sempre più quando ci sono dei programmi di ricerca importanti, la dimensione piccola è la strada obbligata. Ma ripeto, ad un certo punto, a volte vede anche il fatto che un'impresa sia familiare diventa il limite alla crescita di un'impresa. Molto spesso c'è riluttanza ad aprire il proprio capitale al mercato o ad operatori terzi, perché diventa una gestione allora da familiare a familistica e si perde lì qualche cosa. Quindi è una tematica su cui bisogna lavorare, secondo me, con incentivi. La seconda domanda che lei aveva sulle retribuzioni sulla Spagna, l'ho letto, è un esperimento interessante, ma lei ha dato la risposta, è tutta una tematica di produttività. I dati che abbiamo visto sull'Italia di produttività non sono così brillanti che mi permettono di dire che possa essere uno strumento da utilizzare in modo generalizzato in Italia. Ok, grazie mille, è stato chiaro. Grazie a lei. Bene, avanti con un'altra domanda. Le donne. Sì, io grazie. Brava. Io vorrei. Nome e cognome. Pasqualotto, Chiara. Forza.
E prima abbiamo parlato, io volevo fare una domanda in merito all'occupazione femminile sostanzialmente e al merito. E nel senso che io penso che la possibilità di utilizzare dei criteri oggettivi di soluzione va bene probabilmente a livello formativo, però comunque noi, cioè io vedo che l'occupazione femminile siamo molto svantaggiate a livello lavorativo e volevo capire se c'erano altre soluzioni a livello poi di occupazione che potevano essere utilizzate per aiutare a superare un po' il problema della parità di genere e arrivare alla parità di genere. Ma certo, ci sono quelle che si chiamano politiche attive. Le faccio un esempio, guardi, nella nostra banca, la BEI è oggi una struttura tra BEI e FEI che avrà circa 4.000 persone, la stiamo promuovendo e vogliamo raggiungere degli obiettivi ambiziosi. Ovviamente dobbiamo sapere che partiamo da una situazione non di parità e che quindi, per esempio, le donne che sono state assunte devono fare la loro carriera, ma stiamo cercando di privilegiare il raggiungimento la parità retributiva c'è assolutamente, è un must e mi sembra che anche il governo abbia preso delle iniziative per eliminare questa cosa che trovo personalmente disgustosa. Sappiamo che il reddito medio, delle donne in Italia è di circa il 59,5% di quello degli uomini. Questo non è accettabile. Quindi abbiamo bisogno di un attimo di tempo perché l'onda di chi è stato assunto, è stato funzionario, dirigente, diventi dirigenti apicali. Ma oggi noi viviamo tra BEI e FEI, abbiamo per esempio i segretari generali, che sono le due posizioni apicali della struttura, che sono coperte da due donne. Quindi, e abbiamo sempre una politica che a parità di qualità, perché poi bisogna evitare il reverse discrimination, si deve sempre privilegiare la donna. È ovvio che ci sono una serie di politiche ancillari che vanno fatte. Io penso che il teleworking aiuterà da questo punto di vista, penso che sia un new normal su cui cambieranno tantissime cose. È chiaro che ci si devono essere delle infrastrutture che permettano a uomini, perché insomma anche noi papà dobbiamo occuparci dei figli, tutti quanti, dobbiamo, a livello paritario, tutti quanti dobbiamo avere delle infrastrutture che ci permettano di andare serenamente a lavorare sapendo che la nostra famiglia comunque è gestita in maniera paritaria tra uomo e donna. Per quello che riguarda appunto i percorsi di carriera e diciamo i livelli retributivi, penso che, ripeto, politiche attive e misure che noi nella nostra istituzione prendiamo, che stiamo vedendo, stanno dando dei frutti interessantissimi, siano assolutamente da esportare. Però la situazione attuale è francamente inaccettabile, non, per cui bisogna fare qualcosa. Grazie, abbiamo credo tempo per un'ultima domanda. Mi sente? Sì, certo, nome e cognome. Giovanni Munaretto. Volevo chiedere al professore, riguardo le piccole imprese familiari, in particolare della nostra zona del Veneto, volevo chiederle se c'erano anche degli aspetti positivi nell'avere una piccola realtà, una piccola realtà familiare particolarmente flessibile e come questa eventualmente possa sopravvivere in futuro, se c'è una possibilità che insomma questo tipo di impresa sopravviva nel futuro. Ma è molto legato ai settori. Prima abbiamo parlato di piccole e medie imprese collegandolo al tema della ricerca, dello sviluppo e della capacità di competere. È ovvio che non si può fare una tematica e non si può fare un caso generale. Come ha detto stesso, la bellezza della piccola impresa è la flessibilità, la capacità di adattamento, la reattività, però in certi settori in cui l'innovazione diventa premiante, diventa molto, molto complicato essere piccoli e soprattutto in Italia non si può essere allo stesso tempo piccoli e fortemente dipendenti dal debito. Se c'è un'altra domanda, se no io ho una piccolissima cosa da chiedere. Salve, vorrei fare io una domanda se posso. Bravo, forza. Sono Alessio Schedino e la mia domanda è: vediamo che le nostre piccole e medie imprese sono costantemente in sofferenza, almeno subiscono nei momenti di flessione da parte dell'economia, soffrono particolarmente. Quello che mi viene da pensare è se appunto è mai stato pensato un piano, un investimento
relativo alla formazione degli imprenditori, magari di queste medie e piccole imprese, perché molte potrebbero avere, hanno un grande potenziale che possa essere per posizione, per prodotto, ma spesso appunto hanno una gestione che è obsoleta, quindi che guarda, non so, anche appunto non ci fosse la possibilità di alcuni enti istituzionali come la vostra di, ecco, magari agire in questo. Grazie, sì. Grazie, credo che abbiamo capito la domanda, era un po' disturbata. Professore, se vuole fare anche lei la domanda, magari poi posso chiudere. Ah, io volevo solo che lei, ne avrei tantissime altre, però una, siccome siamo qua nel Veneto, nel Veronese, un cenno all'agricoltura, in particolar modo al settore vinicolo. Grazie. Allora, dunque, sulla piccola e media impresa esistono strumenti che possono accompagnare la crescita della piccola e media impresa da quando l'idea viene sviluppata a quando l'impresa arriva sul mercato. Dal punto di vista dei prodotti finanziari, noi finanziamo business angels, che sono quelli che coinvestono nelle fasi di startup. Esistono prodotti di garanzia per incentivare le banche a prestare le piccole e medie imprese. È ovvio che ci sono anche programmi pubblici di formazione, di accompagnamento, soprattutto per le medie imprese. Pensate al programma Elite della Borsa. Quindi esistono cose, bisogna semplicemente cercare. Molto spesso c'è una strumentazione importante, ma va cercata. Vengo alla sua risposta, alla sua domanda sul settore agricolo. Abbiamo proprio a Verona qualche anno fa firmato, in occasione del Vinitaly, un programma innovativo in cui i fondi strutturali sono stati utilizzati in un modo innovativo, creando strumenti di garanzia per i prestiti agli agricoltori e al settore agricolo. Quindi vede, la finanza, che non è così cattiva, può essere anche creativa. Utilizzare i fondi strutturali in una logica nuova per cercare di favorire gli imprenditori sono stati un progetto a cui ha partecipato il Veneto, hanno partecipato diverse regioni italiane, lo stiamo facendo, anche perché l'agricoltura sta cambiando, c'è sempre più tecnologia in essa, e quindi è un settore in cui vogliamo essere presenti. Volevo dire un'ultima cosa però agli studenti, insomma, voi avete un ruolo importante, storico, fondamentale, e questo lo vedete con l'Italia che ha un debito pubblico così elevato, con il Recovery Fund che è un'occasione storica per il nostro paese, bisogna essere agenti del cambiamento. L'Italia degli ultimi anni non va bene, questo è un paese che negli ultimi 30 anni non è mai riuscito a crescere se non di pochi decimali. Il 2% l'anno ci sembra un sogno, non abbiamo raggiunto il 2% di crescita l'anno negli ultimi 30 anni se non una volta. E quindi bisogna scardinare l'energia che c'è nel paese, dargli forza, non dare per scontato e mettere in discussione, perché questa è la partita della vita del paese e voi avete un ruolo importante da fare. Ricordo una frase di Falcone che conoscerete pure voi, che dice che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così, solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e di iniziare a cambiare vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce di lamentarsi piuttosto che fare. Ecco, non dobbiamo lamentarci, è il momento in cui dobbiamo fare, dobbiamo essere ambiziosi, coraggiosi, perché il paese ha la capacità di fare cose grandi e dobbiamo levare tutta questa struttura, queste cose che incatenano e che bloccano la nostra velocità di crescita, e su questo bisogna contare su di voi. Allora, io la ringrazio doppiamente, intanto per il suo intervento, la sua disponibilità e per questa conclusione che, insomma, fatta anche con parole così autorevoli, ci ha, per così dire, rubato quello che avevamo in bocca anche per parte nostra. Quindi grazie, grazie, grazie veramente, Presidente Scannapieco. Voglio dire così proprio perché una chiusa, che sì, certamente la finanza non è male, la finanza buona è quella delle istituzioni pubbliche, quella che amiamo di più, e quindi anche per questo ringraziamo doppiamente il Presidente Scannapieco. Qui si conclude il primo incontro di Wake Up Italia, ringrazio tutti i partecipanti e ricordo che lunedì prossimo alle ore 9 saremo stessa spiaggia, stesso mare, con l'amministratore delegato di Volkswagen Italia a parlare di altre questioni molto importanti e soprattutto a consentire ai giovani di capire l'importanza del momento e la necessità della loro presenza e del loro intervento. Grazie a tutti, arrivederci.